Castiglionese è già tornata al lavoro in vista della prossima stagione. Come stanno andando queste prime settimane di lavoro? Ma diciamo che stiamo lavorando tanto, sono molto soddisfatto del lavoro perché abbiamo iniziato il 1º agosto e abbiamo fatto circa 2 settimane di sedute doppie, quindi a oggi la squadra ancora è un pochino appesantita dai carichi di lavoro, però stiamo lavorando veramente molto bene, sono soddisfatto, insomma, di come i ragazzi hanno approcciato in questi primi 20 giorni. Lei ha giocato nella Castiglionese, torna alla Castiglionese in eccellenza nell'anno del centenario. Cosa vuol dire, cosa ha provato quando ha detto sì? La mia, una scelta dettata dal cuore, perché comunque io qui ho giocato tantissimi anni, è il mio paese e non potevo assolutamente dire di no, e soprattutto perché ho avuto la fortuna, come prima esperienza, di avere una società che mi dà e mi sta dando la possibilità di misurarmi in una categoria importante. Quanto è cambiata questa squadra? La squadra è, diciamo che innanzitutto è una squadra giovanissima e abbiamo tenuto insieme alla società i giocatori che pensavamo lo zoccolo duro della squadra e siamo andati nel mercato a rinforzare la squadra in quelli che noi pensavamo i ruoli che ce n'era bisogno, e con questo però abbiamo allestito una squadra veramente giovane perché l'età media penso sarà 22-23 anni, però di questo ne sono soddisfatto perché come era mio pensiero sto vedendo che la squadra mi segue, che la squadra è vogliosa, che la squadra lavora tanto e quindi questo mi fa ben sperare per il futuro. Sono usciti i gironi, sono usciti anche i calendari, un pensierino, insomma, sono gironi che alla fine tante sorprese forse non ci sono state, fatta eccezione per il Poggi Bonzi. E come partenza non è niente male perché giochiamo in casa la prima col Borgo San Lorenzo, che è una squadra che l'anno scorso ha affrontato i playoff, e la seconda giornata andiamo a Poggi Bonzi, che secondo me conosco un po', la conosco alcuni giocatori, è veramente la squadra da battere, però con questo forse è anche meglio affrontarla subito, così ci misureremo con le squadre più quotate del girone. Per quanto riguarda invece gli obiettivi della Castiglionese, nell'anno del centenario, cosa vorrebbero, insomma, i tifosi, ma cosa vorrebbe soprattutto il mister e la società? Ma senti, io non mi va di fare proclami che la società ha chiesto una salvezza e noi cercheremo di raggiungerla il prima possibile. Come ripeto, cammin facendo vedremo quali sono le nostre possibilità, anche se ripeto, è una squadra molto 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 giovane, quindi non dobbiamo farci prendere da facili entusiasmi nel caso in cui la partenza potesse essere buona, così come non dobbiamo deprimerci nel caso in cui potremmo trovare delle difficoltà all'inizio. Io penso che lotteremo, e questo sì, lo posso promettere, su tutti i campi dando battaglia a tutte le squadre. Quinta stagione in maglia giallo-viola, che effetto fa sapere di essere giocatore più anziano? Non solo ovviamente a livello anagrafico, forse perché questa è una rosa giovanissima, ma soprattutto a livello di militanza. Sì, è sempre un'emozione, diciamo che ormai sono quasi di casa, quindi, ma ogni anno metto tutto l'impegno per questi colori che ormai sono un po' adottato dai Castiglioni, quindi è sempre un piacere vestire questa maglia e questi colori. Abbiamo sentito il mister, è una squadra con un'età media giovanissima, forse per te c'è anche un doppio ruolo, no? Anche per i nuovi ragazzi, perché comunque è cambiata questa Castiglionese in estate. Sì, è cambiato soprattutto il reparto offensivo, sono cambiate tante cose. La squadra è molto giovane, ma comunque c'è maturità anche nei giovani. Si vede che comunque sono maturi, corrono, ascoltano il mister, questo è importante. Quindi anche essendo un'età molto giovane, comunque il gruppo lo vedo già bello compatto e quindi sono contento.